Il fotografo e lo sciamano è una scommessa. È una scommessa perché cimentarmi con lo scritto non era previsto, insomma, dalla mia tabella di marcia. L'editore, che è Postcard, Claudio Corrivetti, a un certo punto mi ha chiesto di scrivere dei racconti e mi è sembrata una richiesta un po' strana. Sono andato a prendere tutti i miei diari, li ho rivisitati. E ho cominciato a vedere che all'interno di queste pagine c'erano delle pagine dove spiegavo perché avevo fatto quella foto o perché avevo fatto quel viaggio. E questa cosa erano degli scritti sgrammaticati, erano pieni di tantissime cose. Diciamo, il grande lavoro è stato quello di tagliare, tagliare, tagliare e arrivare a un succo che è questa relazione che c'è, questo rapporto che c'è tra l'uomo e il fotografo.